Simone Sibillano, al tuo esordio alla regia, sei anche in scena per America il Musical. Come è nata l'idea di questo spettacolo? L'idea è nata grazie all'incontro con Guido Cataldo, che è il compositore dello spettacolo. E questo spettacolo è uno spettacolo già andato in scena all'incirca più di 20 anni fa. Io ho sentito le musiche perché ho fatto con il compositore Guido Cataldo l'opera di San Matteo, lui mi ha fatto sentire un po' i suoi lavori, mi sono innamorato di questa cosa ed è stata veramente un tassello dopo l'altro, ma molto naturale, insomma non abbiamo forzato mai nulla. Poi abbiamo trovato la Giulia Eventi che era interessata a produrre questa cosa e abbiamo detto ehi, ehi, che bello. E è stata un'idea abbastanza non cercata, ecco, è stata più America che ha preso noi. E come mai hai deciso di passare anche alla regia? Ma in realtà io dico sempre che uno i sogni se li deve prendere, no? E è tanto tempo che sognavo di fare uno spettacolo, non un family show, uno spettacolo un po' più impegnato, e poi io amo moltissimo la canzone popolare, la canzone folk, e quindi questo praticamente racchiudeva in tutti i termini quello che io sognavo da uno spettacolo e soprattutto l'idea di poterlo scrivere, perché tutta la drammaturgia è stata riscritta da me e questo mi ha entusiasmato. La regia è stata pure quella una conseguenza logica del volerlo fare. E anche un nuovo esperimento per me, insomma, cercare di capire se potevo in qualche modo riuscire a non solo a stare da un lato del palco, ma anche dall'altro. Come hai messo insieme questo straordinario cast? È stato abbastanza, anche questo è stato molto semplice, ho fatto dei provini, ma sono stati dei provini su chiamata, perché avevo le idee chiare, non avevo voglia di far perdere troppo tempo le persone, e ovviamente la prima persona ad essere stata chiamata è stata Valeria, perché oltre a una grande artista è una mia grande amica e volevo condividere questa esperienza con lei e con Chiara, che sono due persone che stimo tantissimo umanamente e a livello attoriale e come cantanti. E poi ho cercato in qualche modo di chiamare i provinanti secondo le mie esigenze, quindi al provino ci saranno 6-30 persone, io ne ho prese 18, erano quelli che mi servivano. Uno spettacolo, io ho visto adesso in prova, molto evocativo e con questa vena di malinconia molto bella, perché d'altronde il tema è attuale anche oggi, quindi è giusto riproporlo. Sì, è giusto riproporlo e poi è giusto riproporre se stessi. Io siccome non sono una persona abbastanza malinconica, ho messo tutto quello che avevo di mio e probabilmente quello che uscirà fuori anche questo. Simone Sibillano farà ancora regia in futuro? Io lo spero, io potrei fare anche solo questo. No, questo ci dispiacerebbe molto, sinceramente. Invece mi piacerebbe tantissimo, però è una prima cosa, senza pretese, ho cercato di mettere insieme delle storie in un modo sobrio, quindi vediamo.